Buonasera a tutti amici di Radda nel Bicchiere. Oggi siamo qua con Roberto Bianchi dell'azienda, proprietario dell'azienda Val delle Corti, per la nostra rubrica di presentazione dei vini di Radda nel Bicchiere. Roberto, ci presenti la tua azienda e i vini che potremo assaggiare a Radda nel Bicchiere? Allora, Val delle Corti rinasce nel 74, quindi sono 41 anni quest'anno, ho 42 praticamente. Dal 99 mia moglie ed io abbiamo preso l'azienda di famiglia, iniziata da mio padre e mia madre. Presenteremo un po' di vini a partire dal rosato scuro 2015, lo straniero 2014, il Chianti Classico 13 e anche un po' di Riserva 13. La seconda domanda che faccio sempre ai produttori è di raccontarci come nell'ultimo lasso di tempo di 20 anni, essendo giunti alla 21ª edizione, di raccontarci come si è cambiata in questo lasso di tempo la produzione di vino e il vino stesso. Credo siano due elementi fondamentali da citare in questa prospettiva. La prima è il cambiamento climatico che ha cambiato molto le condizioni oggettive nelle quali lavoriamo. Radda ha, devo dire, in gran misura approfittato di un cambiamento climatico che ha portato delle condizioni di migliore maturazioni a livello generale, naturalmente, per le nostre vigne a Sangiovese, quindi un bilancio in positivo per ora, anche se ci sono ovviamente dei lati negativi conosciuti legati al global warming. Radda ne approfitta però in grande parte, mantiene caratteristiche di mineralità, freschezza ed eleganza nel tempo, ma al tempo stesso ha una migliore capacità di maturazione e di complessità nei sangiovesi, questo a livello generale. A livello forse più individuale o generazionale, c'è un cambio di generazione avvenuto negli ultimi 20 anni, per cui in parte anche coinciso, cioè in molte aziende ha coinciso il cambiamento climatico con l'avvicinamento generazionale, con i nuovi vignaioli che hanno imparato molto, che hanno anche però un'altra testa, un altro cuore, e questo si vede e soprattutto si sente nei vini che produciamo. In chiusura delle interviste, ho chiesto a tutti i produttori e chiedo a Roberto se vuole fare un augurio al Chianti Lasso nell'occasione dei 300 anni. Bene, i prossimi 300 anni me li auguro sempre più consapevoli della specialità e della particolarità di questo territorio. Profilo identitario ancora più marcato, poco spazio alle mode del momento e soprattutto un grande e fortissimo cambiamento in termini di qualità della vita e non solo della qualità dell'agricoltura in senso biologico. Un saluto da Val delle Corti, vi aspettiamo con Roberto a Radda nel Bicchiere il 4 e il 5 giugno. Buon godimento!